Suzuki nasce nel 1970, quindi più di 40 anni fa, come costruttore di 4x4. E dall'inizio abbiamo cominciato a sviluppare la nostra trazione integrale pensando alla sicurezza dei clienti. Le 4x4 sono insostituibili quanto a sicurezza, anche il sistema più sofisticato dal punto di vista elettronico su una 2 ruote motrici non può dare le prestazioni di una 4 ruote motrici, specie se permanente come la nostra Gran Vitara. La sfida per il futuro è investire nel 4x4 cercando di contenere le emissioni nocive, ora giustamente sotto esame, e anche i costi di esercizio, quindi i consumi. Il 2013 porterà Suzuki nel segmento dei crossover. Abbiamo presentato un prototipo, come diciamo noi, un concept al Salone di Parigi, si chiama S-Cross e prefigura un modello di serie che vedremo l'anno prossimo. Un crossover da 4,30 m che sposi le necessità di una famiglia moderna con uno stile dinamico, sportivo, moderno. Fornirà sia la sicurezza delle 4 ruote motrici che la grande economicità e leggerezza delle 2 ruote motrici. I prezzi di Gran Vitara vanno dai 23.490 della versione 3 porte fino ai 30.000 della top seller che è la 5 porte diesel fino ai 33 della Evolution Plus, il massimo in fatto di allestimento. La Jimny più abbordabile, 16.990 e con 900 euro in più il pacchetto Evolution Plus. Jimny ha ricevuto pure il trattamento stilistico che abbiamo riservato a Gran Vitara. L'abbiamo resa più personale, più dinamica e sportiva. I clienti ci hanno indicato la presa d'aria sul cofano, oltre che per motivi tecnici, e questo l'hanno deciso i nostri ingegneri, anche per motivi estetici. Gran Vitara e Jimny rappresentano l'icona stessa del nostro brand. Sono il biglietto da visita con cui ci siamo presentati 30 anni fa, appunto, sul mercato italiano. È stato quindi molto complesso decidere come innovarne la linea. Un frontale più dinamico, più presente, più personale, ma senza intaccare la grande personalità del fuoristrada classico. Questo ci hanno chiesto i nostri clienti e questo pensiamo di essere riusciti a fare con un nuovo frontale per Gran Vitara e un nuovo frontale per Jimny. Altre novità riguardano l'allestimento. Gran Vitara riceve un sistema multimediale a 7 pollici e nuovi interni. Analogamente per Jimny nuovi interni nella parte della selleria e nella parte della strumentazione con nuove grafiche.